il Santi Mattarella incarnò la sua fede nella storia, nella sua attività politica, nella vita, nella famiglia, nella società, in tutto quello che fece. Ecco perché Pier Santi Mattarella, un politico cristiano, un politico coerente, un politico credibile. Un politico esemplare. Un politico esemplare, certamente, un politico che ben può essere ancora oggi un modello per i giovani, un modello per chi comincia a far politica, un modello per chi fa politica, anche perché la vita e l'opera di Pier Santi Mattarella inquietano. Mattarella è modello perché riesce ad inquietare le coscienze. Mattarella fu un cristiano a tutto tondo e quindi essere cristiani significa anche inquietare in maniera santa, in maniera positiva e propositiva. Nel 2024 esistono ancora figure come Pier Santi Mattarella? Ma io penso che più che dire esistono, io dico che possono esistere figure come Pier Santi Mattarella, anzi dovranno esistere, perché io penso che sia necessaria una svolta, che la politica si riappropri del suo ruolo e che la politica ricominci ad essere veramente nobile. E allora è giusto che specialmente i giovani trovino dei punti di riferimento, quali può essere Pier Santi Mattarella, quale può essere Giorgio La Pira, quale può essere Alcide De Gasperi, ma anche grandi cristiani che si sono impegnati nella società e che furono punti di riferimento di Pier Santi Mattarella. E per esempio ricordo Pietro Mignosi, Don Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi, ripeto ancora Giorgio La Pira e Dossetti e Aldo Moro. Cioè furono queste figure di politici che furono autentici statisti e che onorarono la politica. Su Pier Santi Mattarella sono stati scritti diversi libri, ma quello che ha scritto l'avvocato Tesè è un libro veramente straordinario, che io ho definito come un vademecum della buona politica. Lui ha sacrificato, Pier Santi Mattarella è stato ucciso perché ha sacrificato sull'altare del buon governo la sua vita. Cioè lui era un uomo, un politico, un statista che aveva scelto di fare politica attraverso la formazione, l'onestà, la moralità, la grande capacità. Quindi questo libro è un libro che dovrebbero leggere tutti quelli che amano fare politica, perché lì ci sono le linee guida di come fare politica. Io tra gli appunti che ho preso per la presentazione di questa sera dirò che è l'antibiotico contro il male della politica, di quella politica che è fatta con tanti interessi e poca lungimiranza. Quindi è un antibiotico da utilizzare per chi vuole usare la politica, no? Per la gente, per la popolazione, per la società, ma per se stessi. Allora, questo libro, secondo me, diventa un punto fermo nella cultura sociopolitica nazionale e regionale. E io spero che attraverso la presentazione di questo libro, e se ci riuscirà, stiamo organizzando un comitato per fare un busto bronzo di Pier Santi Mattarella da ubicare in questa splendida cittadina che io amo definire una piccola Firenze, perché l'impostazione di Pier Santi Mattarella in un luogo come questo, dove c'era un altro gigante della storia italiana, che è Leonardo Sciascia, che per tutta la sua vita ha parlato di moralità, di giustizia, di rispetto delle regole, di democrazia, di libertà. Quindi sono due eroi che hanno trascorso un percorso diverso, però entrambi sono stati due giganti della storia della nostra Italia.
La nostra scuola oggi ha voluto partecipare veramente con grande entusiasmo, perché la figura di Pier Sandri Mattarella è una figura veramente di prima grandezza nel panorama politico siciliano. Lo è stato come esempio di uomo giusto e di uomo politico che credeva in una politica però leale, alta, una politica onesta, e credo che oggi più che mai sia necessario che i ragazzi partecipino a queste iniziative in modo tale che possano in qualche modo prendere spunto ed esempio di questo uomo così eccezionale.